Beh, salve amici del Fantabosco, o meglio, quello è il saluto che utilizzo su TikTok. Beh, salve ragazzi e ragazze, come va? Spero tutto bene e benvenuti in un nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io mi chiamo Nicolas e oltre ad essere un makeup lover, come potete vedere, sono anche un parrucchiere e col capello wet oggi. Oggi effetto bagnato, effetto glass skin, effetto E intanto mi sto anche colando il naso un attimo. Come potete vedere, di nuovo sfondo con le lucine che vi è piaciuto tanto. In teoria c'erano anche quelle verdi, ma sono morte. Comunque, raga, prima di cominciare questo video, ci tengo a fare una premessa, come al solito. Innanzitutto, i video reaction per quanto riguarda i capelli non li ho inventati io, ma li ha inventati un creator che si chiama Brad Mondo. E fa appunto video reaction in America. Io ho solamente trasportato quello che è il format suo in Italia. Assolutamente, lo sapete, è sempre scritto all'interno dell'info box. I credits vanno sempre al creatore. E ci tengo a fare un'ulteriore premessa. Se con questo video, chi ha aperto questo video è in cerca di, come posso dire, hating, è in cerca di critiche nei confronti di Deborah Fully, assolutamente chiudete il video qua perché non troverete questo. Con questo video voglio solamente spiegare quelli che sono i passaggi da un punto di vista professionale e come si arriva a un determinato risultato. Quindi un'analisi del video da un punto di vista professionale. E infatti spero che Deborah non se la prenda per questa reaction, ma anzi le mando un grande bacio. E niente, vi lascio magari il suo video qua sotto e tutti i suoi riferimenti perché ci tengo a essere quanto più onesto possibile. E niente, assolutamente io non ce l'ho contro di lei, anzi, io la stimo molto come content creator e appena mi è possibile le mando sempre qualche messaggino super cute su Instagram. A parte questo, raga, una volta fatte queste premesse, io direi di iniziare. Quindi, come vi ho anticipato poco fa, andremo a reagire ai nuovi capelli di Deborah Fully, il cui titolo è "Torno tipo al mio colore dopo 10 anni", una cosa del genere. Quindi io ovviamente ho dato uno sguardo, ma lo riguardiamo assieme. Quindi come al solito mi sposto di lato e andiamo a vedere il video di oggi. Ok raga, eccomi qua, mi sono spostato, ho il mio telefono in mano e vi farò apparire ciò che vedo io qua a fianco. Quindi andiamo a vedere il video. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi la full face delle 8:29. Non so se si legge, ma sono le 8:29. Tranquilla, tesoro, sono le 4:52 e noi siamo qua, murate, luminose e pronte per una reaction. Più extra che mai. Ho fatto questo eyeliner grafico con un ombretto tipo triochrome di Natasha Denona. Mi piace tantissimo, oggi è una giornata speciale perché, come avrete letto dal titolo e come saprete già se avete visto anche gli ultimi video, sto per andare a cambiare colore di capelli. Motivo per cui i miei capelli in questo momento non sono nemmeno al massimo, hanno veramente. Innanzitutto, numero uno, vorrei anche io saper fare i look grafici, ma non ho spazio nella palpebra perché ho gli occhi attaccati alle sopracciglia. Numero due, dobbiamo parlare della situazione dei capelli di Deborah prima di poter andare avanti con questo video. Allora, ve lo dico io che la seguo da diverso tempo. La situazione precedente a quella che ha attualmente, lei aveva i capelli completamente decolorati e mi ricordo che era andata appunto dal Riccio, i parrucchieri a cui lei si affida a Roma. E le avevano applicato un celeste, magari vi lascio la foto qua. Raga, era pazzesca con quel colore, era veramente bellissimo. Subito dopo decise di intensificare, tra virgolette, quel celeste e applicare quello che è attuale, un blu scuro. E inoltre decise anche di aggiungere delle ciocche scure all'interno in modo da creare dimensione all'interno dei capelli e soprattutto ha lasciato già crescere un po' i capelli, quindi quella che vedete è la sua ricrescita naturale, quindi molto scura. Deborah l'ha sempre detto che i suoi capelli hanno affrontato 10 anni di decolorazioni. Come potete capire, per quanto lei penso abbia un capello abbastanza resistente, 10 anni di decolorazioni sono veramente tanti e ve lo posso confermare anche io perché, come vi ho detto all'interno di questo video, non decolorerò più i capelli fino a quando non avrò eliminato questo verde terribile che ho sopra. Questa è la hair story per ora di Deborah, quindi ha tagliato i capelli, da quel celeste è passata a questo blu scuro, aggiungendo anche delle ciocche scure del suo colore naturale proprio per andare a creare tridimensionalità, eccetera. Quindi questa è la situazione di partenza. E come abbiamo letto dal titolo, ritornerà del suo colore naturale, però
Aspettiamo, poi vi dico secondo me quali sono i passaggi per eseguire questo tipo di cose. Anche perché su Instagram voi me lo scrivete sempre, mi dite sempre: ma se io ho fatto i capelli blu e voglio tornare nel mio colore, è necessario decolorare ancora? Lo scoprirete all'interno di questo video. Andiamo avanti. C'è bisogno di essere lavati, però ovviamente dovendo fare la tinta oggi ho cercato di aspettare. Infatti credo proprio che mi farò tipo un messy bun, qualcosa per insomma nascondere il casino che c'è sulla mia testa in questo momento. E infatti questa è una cosa sulla quale mi voglio soffermare. So che mi starete odiando perché sto andando abbastanza lento, però è una cosa sulla quale mi voglio soffermare. I capelli vanno lavati prima di fare la tinta oppure no? Il colore attacca meglio oppure no? Avevo già risposto a questa domanda, ma ci tengo a dirlo magari anche qua pubblicamente. È sempre meglio non lavare i capelli prima di fare un qualsiasi tipo di colorazione e o decolorazione. Perché è sempre meglio non lavare i capelli? Non per il fatto che il colore attacca meglio, ma per una questione di sensibilità cutanea, nel senso che il sebo, lo sporco, non è altro che una sorta di barriera grassa che va a proteggere la cute dagli agenti chimici, quali decolorante oppure una colorazione normale con ammoniaca. Quindi è sempre meglio non lavare i capelli per questo motivo qua, semplicemente perché potrebbe prudere la cute, potreste avvertire del prurito, eccetera. By the way, mi sono svegliata così presto perché sto andando dal dentista e dato che sia io che mia sorella stiamo facendo il trattamento Invisalign, oggi ci siamo fatti mettere lì l'appuntamento insieme. Andiamo. Ok raga, vado avanti perché e questo è un vlog, pensavo parlasse solo di capelli. Ok, andiamo avanti. Sono arrivata da Riccio, sto per fare i capelli, ho fatto anche il trattamento solito che faccio di elettroporazione. Se siete interessati fatemi domande qui sotto così la prossima volta vi porto proprio direttamente nel vlog, ma sto facendovi vedere di che cosa si tratta. Adesso appunto ho fatto la consulenza per capire che cosa fare con i capelli e come fare a tornare del mio colore. Ve l'avevo anticipato appunto che sarei tornata del mio colore naturale. Ho comprato anche l'extension, così quando voglio avere i capelli più lunghi posso avere anche i capelli più lunghi, non vedo l'ora di farmi. È vero, questa cosa l'avevo già anticipata a Debo, che sarebbe ritornata del suo colore. Perché mi ricordo, io ovviamente vado sempre a guardare i commentini delle persone. Una ragazza nel video che aveva fatto per GHD aveva il turbante e si vedeva solamente la ricrescita, perché aveva appunto i capelli raccolti in un turbante. Che bella che saresti, Mora. E lei ha risposto tipo una cosa del genere, che lo capirete presto, una sorta del giorno, forse aveva mandato un occhiolino, I no, don't remember that. Aveva già anticipato che sarebbe tornata del suo colore, ma poi l'ha scritto anche nel titolo, quindi nessun problema. Come agire in questa situazione? Prima di andare avanti, cosa avrei fatto io? Alcune persone dicono: ma per togliere il blu è necessario decolorare ancora? Nel caso, ovviamente, si volesse raggiungere un risultato più chiaro, è necessario decolorare, ma nel caso si volesse raggiungere un risultato più scuro, come nel caso di Deborah, quindi passare da questo blu scuro al suo, è necessario decolorare? Assolutamente no. Però va fatta un'azione un pochino diversa, almeno dal mio punto di vista. Trovo che dal mio punto di vista debba essere comunque reinserito il pigmento. Questa cosa ve la spiegai già quando feci video sulla colorimetria e vi parlai proprio di tutto. Trovate la playlist qua con tutti i miei video che ho realizzato durante il lockdown. In sostanza, quando un capello viene decolorato, il decolorante va a mangiare quella che è la melanina sul capello, esponendo quello che è l'underlying pigment. Il capello di Deborah è stato esposto per tanto tempo, 10 anni, al decolorante, quindi il capello è diventato poroso, oltre che aver portato fuori, vabbè, l'underlying pigment. Poi l'underlying pigment è stato coperto con il blu. Però attenzione, non bisogna dimenticare che al di sotto c'è il mio frigo che si sta per accendere, quindi ci vediamo fra 2 minuti. 2 hours later. 2 hours later. Nonostante il capello di Deborah sia ricoperto con il blu, non bisogna dimenticare che al di sotto c'è sempre quella struttura decolorata, quella struttura porosa e soprattutto quel underlying pigment che è stato portato via. Anche perché prima di fare il blu e anche il celeste, Deborah era completamente bionda, tipo un 9 all'incirca, se non anche un platino nelle punte. Quindi, cosa succede? Che quel pigmento va comunque reinserito, perché altrimenti il rischio, applicando un colore
particolare scuro è che quando scarica dia dei riflessi verdognoli al di sotto. E non è il verde che ho io, ma è tipo verde fogna. Io avrei fatto una ripigmentazione con un pigmento ramato all'interno. Perché un pigmento ramato? Perché il colore che andrà a fare Deborah, forse anche una puntina di rosso all'interno, proprio perché il colore che va a fare Deborah è molto scuro, penso sia all'incirca un castano scuro barra bruno. Quindi siamo comunque alle estremità finali della scala dei colori, ecco, delle altezze di tono. Quindi cosa succede? Che sarei andato prima a fare una ripigmentazione con del pigmento rame con una puntina di rosso, attenzione a non eccedere con il rosso, successivamente applicato una tinta del suo colore. Tante persone mi dicono: ma se hai il pigmento blu e poi ci applico un pigmento magari ramato, non è un rischio? Infatti la procedura in teoria che si dovrebbe adottare, che io adotto con le mie clienti solitamente, è quello di cercare di far scaricare il colore il più possibile, proprio per avere una tela quanto più pulita possibile. Ma se non fosse possibile, assolutamente, mi è arrivato un messaggio, ok, ma se non fosse possibile, questo procedimento è comunque si può comunque fare. Un altro metodo sempre per fare la ripigmentazione si può fare o in modo separato, come vi ho appunto spiegato, o si può fare all'interno del colore. Una cosa che ho sempre fatto è, all'interno della miscela del colore, aggiungere un pochino di pigmento puro, in questo caso un pigmento ramato e una punta di rosso. Attenzione, perché mi è successo, non sempre raga, tutto va come per il verso giusto, mi è successo che aggiungendo un po' troppo rosso i capelli si trasformarono in rossi, in questo caso erano biondi, lasciamo perdere. E quindi niente raga, questo è il procedimento che avrei fatto io. Vediamo che cosa va a fare la nostra Deborah, se non mi cade il telefono. Fammi vedere anche come sto con i capelli più lunghi, dato che ormai li ho tagliati da un bel po', ultimamente li avevo tagliati anche tanto, appunto per farli riprendere dalle varie decolorazioni, dai vari anni di decolorazione. Io sono super emozionata, non vedo veramente l'ora, anche un po' impaurita. Non pensavo sarebbe mai arrivato questo momento in cui tornavo nel mio colore naturale. Anzi, sapete che ho sempre detto che non ci sarei probabilmente mai tornata. Ma nella vita, amici, si cambia idea, come sono la prova vivente, soprattutto se si tratta di capelli, è un'eterna indecisa. Però stavolta, e vi do il permesso di insultarmi se tocco di nuovo nei prossimi 2 anni i capelli, nel senso, se mi riviene voglia di tornare bionda, impeditemelo, vi prego, impeditemelo, siate miei angeli custodi, perché no, basta. Ok, in questa cosa stanno semplicemente applicando una miscela colorata e sfumandola nella sua di base. Devo dirvi la verità, per quanto mi riguarda è una cosa un pochino rischiosa questa qua. Perché un pochino rischiosa? Io consiglio sempre di fare comunque tutto il colore, perché il pigmento chimico, per quanto possa essere molto simile al colore di base di una determinata persona, c'è comunque una leggera variante. In questo caso la variante non si vede molto perché il colore è scuro, quindi fortunatamente non c'è nessun problema. Ma se si parla magari di un biondo scuro, di un biondo medio, eccetera, attenzione, perché i colori sfalsano, cioè il colore naturale è diverso rispetto a quello chimico, per quanto ci si possa avvicinare. Il colore in posa non si capisce moltissimo in realtà, perché il blu che avevo prima comunque era un colore molto scuro, quindi non sembra fare tutta questa differenza. Anche io quando mi guardo allo specchio non mi vedo strana, sembra quasi che non abbia cambiato nulla. In realtà, come potete vedere, i capelli sono del colore della mia attaccatura. Tra pochissimo sciacquiamo, vediamo un po' se il colore è giusto, se dobbiamo aggiustarlo, e poi ve li faccio vedere per bene. Sono troppo emozionata. E poi la cosa che mi rende più felice è che appunto non mi vedo strana. Se la macchinetta mi mette un fuoco, non mi vedete strana nemmeno voi. Trovo che sia stata una scelta super intelligente quella di Deborah di fare il celeste, poi passare un blu scuro e poi dopo questo colore scuro, perché facendo così ha abituato i follower, ma ha abituato anche se stessa, più prima che i follower ovviamente, a questo cambio ottico. Se fosse passata dal biondo che aveva direttamente allo scuro, probabilmente sarebbe rimasta sotto shock. Cioè, mi sembra una cosa normale,
Quindi sono molto felice perché questa era la cosa che mi faceva più paura di tutte. Vi copro con il tappeto perché ho appena finito di fare il colore. Io sono emozionatissima, non vedo l'ora di farvi vedere e di levare questo coso, però piccola premessa, cioè non pensavo mi sarebbero piaciuti così tanto. Ci siete? 3, 2, 1... Ta-da! Sono tornata nel mio colore naturale! Cioè, mi sembra proprio che ho fatto una cosa giusta. È talmente che l'aspettavo questo momento, non vedevo l'ora, soprattutto nelle ultime settimane. Allora raga, devo dirvi la verità che secondo me sta bene Deborah. Ma perché secondo me sta bene? Innanzitutto perché è il suo colore di base. Tutti secondo me stiamo bene col nostro colore. Devo dirvi la sincera anche verità, io sono un amante dei biondi, io stesso sono stato platino e quindi tutto ciò che è biondo a me piace. Deborah era fantastica bionda, è ovviamente una scelta giusta e ragionevole quella di voler tornare del proprio colore visti i capelli magari rovinati, i capelli secchi eccetera. Ci sta tutta, andiamo a vedere. Non ho proprio più pazienza che, cioè, mi sembra quasi io non abbia fatto nulla di diverso rispetto a qualche ora fa, invece sono stupendi. Poi ovviamente vi farò, a parte che mi vedrete con questo colore di capelli per tantissimo tempo, quindi avrete tempo di vederli per bene, abituarvici eccetera eccetera. Ovviamente domani vi farò vedere anche alla luce del sole, metteremo anche l'extension perché sapete che tempo fa avevo tagliato i capelli e mi mancano i miei capelli lunghi, quindi vi daremo un aiutino a questa ricrescita che devo dire che grazie al cielo è molto veloce, mi crescono molto velocemente i capelli. Non vedo l'ora di sapere giù nei commenti che cosa ne pensate e io voglio filmare la reaction di tutti, cioè di Ele, del mio fidanzato, dei miei genitori, mia sorella, i miei nonni, tutti. Voglio veramente sapere che cosa ne pensano. E ora avrei anche la mia tesoro di reaction. E appunto, che cosa ne pensate voi? Tornata a casa, raga, scusate, ho i capelli raccolti in questo momento. Mi sono guardata la semifinale di X Factor. C'è P che mi sta guardando benissimo perché ho esultato proprio come fai tu quando fa gol la Roma. Cioè, veramente sono stata imbarazzante, ma sono troppo contenta. Adesso io mi spacco il paragone tra la Roma e la semifinale di X Factor, amiche. Fantastico. Vado a struccarmi e io e P andiamo a nanna. Vieni a dare la buonanotte. Guardate che c'è un topo. Un topino. Raga, che bellini che sono assieme. E penso al fatto che io rimarrò sola tutta la vita. Mica a casa. Andiamo avanti che mi sto emozionando e poi mi staccano le ciglia finte. Buonanotte. Buonanotte da me e Pimpi, che ora dove oggi dormiamo sul lettino scomodo. Quello ma singolo finisce. È più comodo il mio. No. Ciao amici, ci vediamo domani con un nuovo video e con le reaction di tutti quanti ai miei capelli. Beh, niente raga, il video finisce così, quindi mi riaccomodo al centro per le conclusioni finali. Eccoci qua, mica a casa, mi sono raccomodato al centro e che dire raga, devo dire che comunque Deborah mi piace anche con questo colore scuro e non vedo l'ora di vedere anche i make-up look che farà, perché ovviamente il capello scuro secondo me dà quel vibe più power che è sempre stato all'interno di Deborah, che appartiene anche a me. Che dire raga, grazie mille per aver seguito questo video, fatemi sapere se avete imparato qualcosa di nuovo e spero che in qualche modo di non aver offeso nessuno e di essere stato onesto e niente, quindi vi mando un grande bacio anche a Deborah e ci vediamo col prossimo video. Ciao.